Grazie. Signore e signori, buonasera, grazie di essere presenti per quest'ultima iniziativa della biblioteca per il periodo, diciamo, prima dell'estate, prima della pausa estiva. E prima di introdurre la serata di questa sera, che vede come ospite d'eccezione Marina Giovannelli, il professor Giampaolo Grigli e la scrittrice Antonella Sguez, e do la parola al neo assessore Federico Pirone, che ho il piacere vivissimo di avere qui per la prima volta con noi, anche se in effetti già qualche anno fa Pirone aveva presentato un libro di storia in questa sala, ma qui in veste di assessore è la prima volta che lo intratteniamo. E quindi do volentieri il microfono a Pirone per un saluto istituzionale. Grazie al direttore e un saluto innanzitutto ai nostri, all'autrice Marina Giovannelli, al professor Giampaolo Gri e alla scrittrice Antonella Sguez, e ovviamente un saluto a tutti voi. Come ricordava il direttore, questa è la mia prima presentazione da neoassessore in questi importanti incontri che la biblioteca ormai da anni organizza in questo spazio, nella Sala Corniali, e volevo ribadire, insomma, oltre a portarvi un saluto, un brevissimo concetto. Penso che l'attività della biblioteca civica sia un'attività estremamente complessa, un'attività di conservazione, di catalogazione, di prestito, ma credo sia fondamentale soprattutto coltivare un rapporto con il pubblico, con gli utenti, con coloro che frequentano questi spazi e con coloro che hanno, come voi oggi, la possibilità anche di, come dire, interagire direttamente con gli autori. Il tentativo estremamente riuscito e consolidato della biblioteca di presentare autori e autrici particolarmente affermati come Marina Giovannelli, e soprattutto la metodologia anche conseguita, cioè ovvero quello di pensare molto spesso all'attività di interazione con il pubblico, un dialogo a più voci, è dal nostro punto di vista fondamentale proprio perché permette di allargare, di consolidare un patrimonio pubblico che ha ovviamente la sua centralità nell'attività della biblioteca, ma che ovviamente vive e si consolida attraverso gli interessi, gli umori della cittadinanza. Abbiamo la formula utilizzata, la presentazione di autori della regione è ormai appunto presente da parecchi anni. Questa è l'ultima iniziativa prima dell'estate, quindi ci tenevo a essere qua presente per dare il benvenuto a questa serata, un augurio quindi per un'ottima presentazione e un arrivederci a dopo la pausa estiva per ritrovarci di nuovo qua tutti assieme. Grazie. Grazie Federico, e penso che appunto con queste parole ci hai dato proprio una sorta di viatico per proseguire sempre meglio e per poi impegnarci con nuove presentazioni che si stanno già affollando dal punto di vista, diciamo, delle prenotazioni, no? E quindi si prospetterà una stagione molto molto ricca, molto densa, però siamo anche dell'avviso che più di una presentazione alla settimana non possiamo farla. Il mercoledì sono quelli che sono, da fine settembre a Natale, e quindi ecco, le presentazioni saranno quelle che il calendario ci consentirà. E ora è la volta della presentazione vera e propria. Abbiamo un antropologo di fama che si cimenta, non per la prima volta però, con un testo di alta letteratura, permettimi di dirlo, Marina, e siamo tutti, credo, curiosi di capire che cosa Giampaolo Gri può raccontarci dopo aver letto questo splendido libro di Marina Giovannelli. È un bel inghippo, perché non sono un critico letterario, e quando
poco più che ragazzo, ho provato a scrivere una poesia, mi hanno detto per piacere, fai altre cose, fai altro. Ho un punto di vista laterale, quindi rispetto al testo. Mi avvicino con uno sguardo laterale e con alcuni pensieri che la lettura del libro di Marina Giovanelli mi ha suggerito. È una domanda finale per lei, in qualche modo, per avviare eventualmente la discussione. Dal mio punto di vista, il volumetto potrebbe essere rititolato, cioè il libro della memoria dell'oblio. Dal mio punto di vista potrei dire libro della giusta memoria e del giusto oblio, perché si muove su un terreno dove il ricordo e la dimenticanza, le poesie sono, i testi sono tra il 2009 e il 2012, una spia sulla vita di Marina l'abbiamo avuto tutti e sappiamo che anni sono stati. Ecco, il libro si muove su un terreno dove il ricordo e la dimenticanza assumono una consistenza ambigua in qualche modo. C'è un verso di Oblio 4 che dice: percorro la sfrangiata linea fra memoria e oblio. Ecco, questa ambiguità. Un'ambiguità che deriva dal fatto che i testi sono vincolati all'esperienza amara della perdita, dell'assenza, della scomparsa, della rottura di relazioni vitali. Quindi memoria e oblio, quando giocano su questi aspetti esistenziali, sono un elemento particolarmente delicato. Esperienze laceranti nelle quali le sorgenti di mnemosine, di lete, insomma, sono talmente vicine che mescolano la loro acqua, più che mai. Troppo ricordo impedisce il ritorno al vivere, trascina la propria presenza nel baratro della scomparsa delle persone e delle persone amate, troppa dimenticanza è sintomo di inaridimento del cuore, quindi una forma ancora più tragica di trascinamento nel vuoto, di trascinamento nel nulla. E così sono necessarie al vivere sensato sia un ricordo coltivato, innaffiato, sia un oblio, sia l'oblio e il perdono in qualche modo, il perdono come categoria pregnante dell'oblio, insomma, modo di rivivere l'intero passato con un atteggiamento che permetta di ricominciare da capo, che permetta di ripartire. E l'uomo è un essere memorativo, come sappiamo tutti. L'uomo deve tutto quello che sa e tutto quello che può alla sua capacità di fissare in memoria ricordi, volti, relazioni, emozioni, saperi. Una capacità, inutile dire, moltiplicata poi a dismisura fino a diventare paralizzante da quando alle nostre potenzialità neuronali si sono aggiunte le tecnologie progressive sempre più potenti di conservazione delle memorie. Leggevo l'altro giorno che si calcola che ogni giorno vengano scattate 2 miliardi di fotografie con le tecnologie che abbiamo, ogni giorno. Questo tema di una memoria ormai invasiva e paralizzante. È diventato impossibile, insomma, per noi il processo omeostatico di aggiustamento costante sul presente della quantità di ricordi con cui fare i conti che invece caratterizzava le generazioni passate, caratterizzava le culture orali. Ma l'uomo è anche un essere smemorato. Cioè, sì, l'oblio passivo in qualche modo che è conseguenza del tempo che passa, però ci sono smemoratezze più gravi, basterebbe il tema della irriconoscenza che segna anche qui in maniera spesso dolorosa le vite delle persone, le vite di tutti. E anche stupidamente smemorato molto spesso, perché dovrebbe aver imparato, invece no, che la rimozione si paga a caro prezzo. Per questo fare giusta memoria
è scegliere perché la propria vita non sia indifferente rispetto al passato, rispetto alla morte che è passata ad incrociarci, rispetto a quello che perdiamo man mano che procediamo nel nostro vivere. E anche Marina Giovanelli a un certo punto del suo percorso si è messa, ricordo, a trascrivere lapidi, decine, centinaia di lapidi, quando era il libro del 2002, mi pare, Le virtù estreme. Con le lapidi del Val Cellina, Val Lanzino, Val Cosa, Val Tramontina, Val Corvera, tanti piccoli cimiteri di paese nella Valle Montana occidentale. E le lapidi con la loro verità, naturalmente, con la loro dose di ipocrisia, sono piani lamenti funebri su pietra, insomma, pietrificati in qualche modo, veri e nello stesso tempo anche falsi. Ma può succedere quando si lavora così, insomma, si lavora in maniera seriale, si lavora sul ricordo in maniera seriale, può succedere come al conservatore accanito di memorie di tutti i nomi di Saramago, lavorava dentro questo conservatorio, insomma, si era messo in testa di seguire, di raccogliere le vite e le biografie di tutti. Succede che ci sia stato qualcuno che si era divertito a spostare le lapidi da una tomba all'altra, lui a tirar giù, a trascrivere le epigrafi, intanto però ai nomi non sai mai se corrispondono davvero i resti che sono sotto. E uno potrebbe dire che va bene lo stesso, ma invece non va bene per niente, e soprattutto se la memoria è costituita, si costituisce su una relazione vitale, incorporata. Se per questo è capace di durare, di vincere il vuoto dell'assenza, non è affatto, non è la stessa cosa, quello deve essere questa correlazione fra le parole e la realtà deve esserci e deve esistere. Io ho un collega antropologo, Pietro Clemente, che si occupa da tanti anni con grande sensibilità di memorie autobiografiche, uno dei responsabili dell'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, e ha scritto una volta che ricordare è andare contropelo rispetto al verso del pelo del tempo, proprio è accarezzare il tempo contropelo in qualche modo. Non puoi evitare i gredeis, si dice Furlando, i grot de chiavei, sì. E non è sempre facile riuscire a sciogliere questi nodi che andando contropelo restano nel pettine. Io ho imparato dal mio mestiere che le culture in maniere diverse, ma procedendo nella stessa direzione, quella del non venire travolte dai lati oscuri che attraversano le comunità, le vite personali, procedendo nella stessa direzione, per non venire travolte da quel lato oscuro assoluto che è la morte, che è la partie maudite, hanno costruito e raffinato due strumenti di difesa, il rito e il racconto. Il rito, il gesto regolato perché regalato dalla tradizione, e la parola domesticata, non il flusso tumultuoso, flusso incontrollato che esplode, insomma, a coprire l'angoscia, la faccia opposta rispetto alla pietrificazione di tanti miti di fronte all'esperienza della morte. Ma invece la parola organizzata in testo, la parola organizzata, messa in forma, capace di trasfigurare, capace di riplasmare l'esperienza, di ridare, insomma, di far passare l'esperienza a un altro ordine di realtà, che è un altro modo di riconfigurare in termini positivi anche l'oblio, di giocare, insomma, in maniera equilibrata tra i due aspetti. E il rito regala durata. Là dove c'è l'esperienza della lacerazione momentanea, improvvisa, radicale, ecco, il rito permette
dà tempo, regala tempo. Ma le parole, è vero, per citare la conclusione di Storia notturna di Ginzburg, è vero che il racconto, il mitos del viaggio dell'anima, è la narrazione prototipica per definizione. È il racconto più antico che il Sapiens Sapiens probabilmente ha inventato e poi variato in mille modi. È vero anche che il racconto, il mitos del Soter, del Salvatore, della divinità, dello sciamano, dell'amante, come qui nel libro della Giovanelli, che intraprende il suo viaggio da vivo come se fosse morto, scegliendo di passare attraverso il morire, intraprendere questo viaggio per strappare alla morte invece l'amico, l'amica, il malato, il perduto, l'umanità, la realtà nella sua consistenza primaria. Insomma, questo racconto della salvazione, del viaggio di salvazione, è la variazione di quell'altro viaggio, quello più antico dell'anno. La variazione forse più ricca di conseguenze sul piano dell'elaborazione culturale, sul piano della possibilità di ricostruzione sociale, collettiva, comunitaria. È anche vero che proprio nei modi in cui regolano il rapporto con i propri morti, con i propri lati sinistri, con le proprie parti maledette, le società umane manifestano i loro meccanismi profondi, la loro capacità di affrontare il futuro in maniera seria. Ma quando, come oggi, le parole trovano la forza per riprendere vita, per riorganizzarsi, per mettersi in fila rispetto a questi racconti antichi? Oggi che la morte è in tutti i modi esorcizzata, invece, che la memoria è piegata a tutte le possibili falsificazioni, che i lati sinistri sono negati come residui superstiziosi, come forme religiose superate, eccetera. Ecco, con che spirito e per rispondere a quali bisogni, questa è la domanda che lascerei a Marina, con quali bisogni, con che spirito ha sentito di dovere e di potere mettersi in coda questa lunga processione di uomini della parola che hanno avvertito nei millenni come proprio attraverso il dire fosse possibile trovare il giusto equilibrio fra il giusto ricordare e il giusto dimenticare. Grazie, ciao, per questa introduzione molto interessante di poco. Non so se Marina vuoi allora Pavestonella. Buonasera a tutti innanzitutto. Io vi chiedo scusa fin d'ora se alcune parti del mio intervento, della mia chiacchierata, si andranno in qualche modo a sovrapporre anche alle cose estremamente interessanti che vedete il professore. Non avevo concordato e quindi ci saranno sicuramente alcuni tasti, alcune corde che in qualche modo tocchiamo entrambi, però cercherò di fare in modo di eliminare quello che avevamo entrambi individuato come elementi essenziali di questa lingua di Marina. Naturalmente tralascerei di soffermarmi sull'opera di Marina perché tutti la conosciamo, così come tralascerei anche di dare una fotografia puntuale, puntigliosa e fedele forse di questo testo. Mi pare piuttosto importante focalizzare l'attenzione, visti i tempi anche tutto sommato ristretti, su alcune cifre e alcuni elementi essenziali di questo bel testo di Marina. E attendo in particolare da una poesia che è collocata in una posizione, come dire, direi marginale, quasi dimessa rispetto alle prime tre liriche della prima sezione che compone questo libro e che portano il titolo Oblio 1, Oblio 2, Oblio 3. Già per questa iterazione sono testi che reclamano la nostra attenzione. Eppure mi pare che sia una poesia che segue, la quinta, quella che rappresenta invece una sorta di dichiarazione di poetica dell'autrice. E vorrei lasciare proprio voce alla poesia, che dice questo. E sempre la presunzione di tenere tutto, senza disperdere, di lapidare,
come se potesse servire a proteggere la casetta di chiocciola contro l'uragano. Pure emergono a volte dagli incendi cartine d'oro bruciacchiate ai lati, sfavillanti pagliuzze di splendore intatto, malgrado l'alluvione, e nella misticanza, inalterate, le perle del fiume più nero biancheggiano ancora preziose. Ecco, il titolo di questa lirica è Presunzione. Ora, presunzione è una parola indubbiamente antipatica, ruvida e respingente. È una parola che solleva, direi, proprio barriere, in qualche modo, muri, che evoca un distacco tra le persone. Quindi perché mai scegliere una parola come presunzione, come titolo di una lirica? Presunzione di chi? Di che cosa? Presunzione perché? Ecco, la presunzione evocata qui da Marina, una presunzione che ritorna peraltro in diverse altre lirica del testo, a me pare sia proprio quella della memoria. È quella della memoria ed è la presunzione che tuttavia svela anche i contorni in fondo di un'illusione e di una resistenza di riuscire a trattenere i chiaroscuri, le atmosfere, i sapori di un vissuto che invece sfugge, di un passato che scivola via, di un trascorso che non solo è ormai appunto trascorso e quindi concluso, ma che tende anche a sottrarsi alla tenacia e alla fedeltà del ricordo. La memoria, allora presuntuosa, aspira a epifanie emotive e in qualche modo aspira ad una, all'eco di una pienezza attinta dal passato, ma è spesso costretta alla sconfitta. Basta inclinare un poco la testa, scrive Marina in un'altra lirica, a perdere il ricordo, convertirlo in un sospiro nostalgico. Basta un profumo più dolce a sovvertire l'ordine della memoria, sempre faziosa. Ecco, qui sta la sfida, qui sta esattamente il duello, la tensione dicotomica a cui rinvia già il titolo del libro. Da un lato la memoria, una memoria faziosa e presuntuosa, mai pienamente affidabile e credibile, con le sue presunzioni, quindi le sue illusioni, e dall'altro lato sta l'oblio, con la sua inestinguibile invece vocazione corrosiva e con la sua capacità di erosione del tempo. Allora, trattenere o disperdere, dilapidare o proteggere, accettare la consunzione di una vita che brucia i lati, cito di nuovo Marina, e brucia dentro, oppure sforzarsi di preservare le rare perle luminose che, come scrive l'autrice, nella cupezza del fiume più nero continuano a biancheggiare, traducendosi in tracce preziose e irrinunciabili del passato. Sono questi i due campi semantici a cui rinvia naturalmente l'intero testo del testo, quindi vita e morte, presenza e assenza, aspirazione alla pienezza e desiderio nella caducità. In altre parole, ricollegandoci alla prima lirica letta, presunzione della memoria e umiltà, a mio parere, dell'oblio. Queste sono le anime del testo di Marina, che pur nel dualismo di fondo della sua composizione strutturale trova, a mio parere, genesi e motivi ispiratori in un'unica tensione espressiva, cioè in nuclei tematici estremamente coerenti. Infatti, benché il libro sia scandito in fondo in due tempi, la prima sezione è quella di un poemetto, il poemetto di Star, mentre la seconda sezione, a sua volta suddivisa in tre parti, raccoglie altre lirica di Marina, tuttavia il testo, tutto il testo, tende ad esplorare il senso del nostro esistere di fronte all'inesplorabilità del vuoto. E a questa prima direttrice se ne intreccia una seconda, altrettanto complessa e affascinante, e già affrontata da Marina Giovannelli in un suo testo recente, e cioè il sentimento del tempo. Quindi appunto la relazione con le dimensioni temporali e con la memoria. Allora si può dire, mi pare, che in questo ultimo testo di Marina convergano le pulsioni fondamentali del suo scrivere, forse anche del suo vivere, il profondo interesse per il mito, i grandi interrogativi sul vivere e sul morire e l'ambivalente relazione con le dimensioni temporali e con gli orizzonti del ricordo e della dimenticanza. Partirei, ma cercherò di essere molto breve, dalla prima di queste anime, la fascinazione del mito, che trova appunto espressione poetica nel poemetto di Star. Naturalmente non mi voglio avventurare in,
purtroppo in questo terreno che è stato esplorato in maniera vincente dal professor Grimm. E mi limiterò a una ricognizione breve e poetica di questo momento. Vale più appena fosse la pena però di ricordare che la rivisitazione del mito è un motivo ricorrente nella poesia contemporanea e femminile, soprattutto di lingua inglese e di lingua italiana. E si tratta di una rivisitazione, per così dire, di un revisionismo, in un certo senso, mitico, declinato in sguardo e sensibilità femminili, che consente un importante ripensamento del linguaggio, della scrittura e della stessa soggettività femminile. Alice Ostreicher, in un suo illuminante testo, mi pare che si intitola Strind Language, ha proprio affermato che rivisitare i miti consente alle donne, in fondo, che scrivono, di collocarsi dentro la tradizione, ma al tempo stesso trasgredendola e quindi dichiarandosene fuori. E Christa Wolf ci ricorda anche che, in fondo, le donne tendono a scendere nell'Ade in modo diverso, specifico, distinto, rispetto al modo in cui scende nell'Ade Orfeo. E che cos'è, in fondo, la discesa dell'Ade, se ci pensiamo? È l'accesso all'altrove, spazio temporale per eccellenza. Forse al non spazio, al non luogo, alla morte, certo, ma probabilmente è anche l'approdo alla parte di noi stessi più magmatica, più misteriosa, più viscerale, profonda e indecifrabile, a cui sia possibile giungere per poi comunque tentare di fare ritorno. Ecco, allora la scelta di una figura mitologica femminile quale sta da parte di Marina ci pone di fronte ad alcune questioni sicuramente intriganti, ma anche estremamente complesse e affascinanti. Per esempio, quali sono gli antichi miti di cui è ancora intessuta oggi la nostra cultura? E quale valenza e significato possono ancora avere oggi per noi i miti? Che cos'è in fondo il mito anche? Mi limiterò a ricordare, cosa che tutti sappiamo, che in fondo il mito è un racconto di fondazione e di origine, che perlomeno nella nostra cultura occidentale sicuramente ci serve anche per ricordarci da dove veniamo e su quale substrato si fonda la nostra stessa memoria e identità individuale e collettiva. Ed è da simili interrogativi che sembra nascere il movimento di Marina, che è teso appunto a elaborare poeticamente la figura e la sfida di Ishtar, la principale divinità femminile del pantheon babilonese e assiro. Madre, metaforicamente parlando naturalmente, della futura dea Afrodite, Ishtar presiede all'amore, ma anche al suo doppio, alla guerra e quindi in questo senso alla morte. Ora, l'intero mito in realtà di questa complessa divinità femminile è percorso, mi pare, da via di antitetiche e complementari, luce e ombra, vita e morte, maschile e femminile, perdita e ritrovamento, angoscia e sollievo, e certamente anche il tempo ciclico, quello dell'eterno ritorno, quello delle stagioni che Ishtar deve tentare di salvaguardare, tutelare proprio grazie alla sua discesa agli inferi, ma anche il tempo soggettivo e lineare, dotato di un inizio e di una fine, che è quello impiegato dalla dea nel corso della sua discesa agli inferi per salvare il suo sposo, il suo amato, Tammuz. Solo salvando lui, Ishtar potrà anche salvare il divenire ciclico dell'eterno ritorno e delle stagioni, delle maree. Ecco, è questa discesa agli inferi che Marina ripercorre e ritrae in questo poemetto. Ishtar scenderà attraverso un lungo viaggio verso l'altrove e 7 sono le porte che dovrà oltrepassare, 7 le tappe a cui sarà sottoposto il suo viaggio. Ad ogni soglia, Ishtar dovrà rinunciare a un indumento o a un ornamento, perché nel regno dei morti si entra nudi, così come nudi si è venuti al mondo, e quindi privi di ogni copertura, di ogni sovrastruttura, di ogni forma di difesa, ma anche di ogni dichiarazione di status, di ogni incrostazione ideologica, o culturale, o sociale. Nella prima sezione del poemetto, quindi, Ishtar deporrà lo scettro, il serto, il pettorale, e poi gli orecchini, l'anello, la cintura, l'abito, spezzerà ogni legame di appartenenza e si lascerà alle spalle le certezze garantite dal proprio ruolo e dalla propria identità, sciogliendo così ogni nodo con la vita stessa.
così come lei fino ad allora l'ha conosciuta e vissuta. E anche direi la vita come l'ha finora osservata, odorata e percepita attraverso sensi forti, quasi prensi, perché questi sono i sensi che in qualche modo compaiono nelle prime poesie del movimento di Marina Giovannetti. E vivissimi, quasi abbacinanti, persino esplosivi, si rivelano nei versi anche i colori, quasi tentassero di ottenere una rivincita sulle ombre, sull'opacità e sul buio delle ombre del regno dei morti, sul buio opprimente e cupo dell'uomo. E allora si susseguono, soglia dopo soglia, il rosso e il verde, l'oro e l'indaco, il viola di pietra mistica. Ogni colore ha la sua ora, scrive Marina, predestinata. Così il verde e il giallo vanno alla bambina, le sue capriole sventate di selvatica gatta, ma il manto va alla sposa, che copre il volto. Solo gli occhi fiammeggiano neri d'attesa, nell'indaco delle crespe. Ed è invece nel segno di sensi offuscati che si apre la seconda sezione del poemetto, l'ultima tappa del viaggio di Istara. Per riportare in vita il suo sposo, la dea ora si spoglia anche di una parte essenziale di sé, rinunciando alla propria stessa fisicità e riducendosi a un'essenza quasi impalpabile e incorporea. Ho visto la mia pelle appesa a un chiodo, bisaccia informe, mero scarto. E nel frattempo la ricerca della dea prosegue in un montare di angoscia e di nostalgia, in un drammatico incalzare di quesiti e nel premere serrato dei ricordi. Nella poesia finale, invece, il flatto, la narratrice, come nel mito originario, riguadagna il mondo dei vivi, garantendo la possibilità di un tempo nuovo e di nuove fioriture per una terra che viene ora detta amena d'acqua e raccolti. Il percorso tenace e appassionato di donna e di dea è riuscito a strappare qualcosa al regno dei morti e Istara riemerge in superficie con il flauto di lapislazzi, così che Tammuz, lo sposo perso, possa ora rinascere in musica. Come ogni viaggio, sembra ricordarci Marina, geografico o interiore, fisico oppure psichico o emozionale, anche questo ha comportato perdita e ritrovamento, smarrimento e resistenza, aspirazione e rinuncia, spaccatura di sé per entrare nell'altro e nell'altrove. Dall'abisso, dalla grande madre, quello che in molte culture viene proprio chiamata la grande madre, dal gorgo informe, ignoto e inconoscibile, a cui è concesso di dare vita o di sottrarla, si può fare ritorno, ma si torna diversi, e forse sarebbe più giusto dire proprio diverti, perché accettare la perdita è accettare il cambiamento, accettare lo sradicamento, ma anche assolvere forse una parte del proprio vuoto. Ecco, questo è un concetto su cui Marina ritorna anche nella seconda sezione che compone il libro, e il libro della memoria dell'oblio, la sezione a cui lei assegna il titolo Era, precisando nelle note che le sue poesie, pur poste sotto il segno del tempo, aspirano ad aprirsi al concetto cinese di Era, appunto, che significa modificazione, ma continuazione. Benché spogliate, in effetti, di ogni evocazione o di ogni mediazione mitologica, anche le poesie di questo libro di Marina, come il poemetto, si sviluppano in effetti intorno a interrogativi inesausti che di nuovo riguardano la presenza e l'assenza, la permanenza e la cancellazione, la parola e il silenzio. E quindi a imporsi in un certo senso è la dimensione multipla del tempo. In altre parole ci troviamo di fronte alla dialettica tra morte e vita, tra pienezza da conservare e nuovi vuoti da affrontare. Ci troviamo di fronte all'aspirazione alla luce contrapposta all'opacità del buio finale. Ci troviamo ancora a fare i conti con l'esserci e lo svanire, e quindi di nuovo con la memoria o con l'oblio. È su questo, coerentemente con tutte le ultime opere di Marina, che verde anche questa sua raccolta. La memoria è stato detto, scritto da moltissimi antropologi, filosofi, sociologi, la memoria è creativa. Tendenzialmente la memoria
trattiene gli elementi che sono funzionali, che risultano funzionali a costruire, a plasmare, a confermare a noi stessi e a preservare la nostra identità, la nostra immagine, sia creata ai nostri occhi che creata agli occhi degli altri. E particolarmente interessanti si rivelano le dinamiche che intercorrono tra i meccanismi della memoria e le strutture narrative o poetiche quando si scrive. È una tematica di cui mi sono occupata a lungo e quindi che trovo particolarmente interessante e complessa. E complessa e ambivalente ne risulta anche la relazione con la memoria espressa da Marina. Dubbi, perplessità, quesiti come i sospetti. Questa, ad una prima lettura, sembra la cifra assegnata da Marina alla propria relazione con i ricordi. L'aveva espresso nel suo libro Il sentimento del tempo. Scusami, sì, Marina, è vero. E lo ribadisce anche qui. Perché è proprio esprime questo, in qualche modo, quindi continua a pensare a quel libro in questi termini. Lo ribadisce anche qui, dicevo, il passato non può mai riemergere nella sua pienezza e nella sua completezza, nella sua totale significanza. Il passato riaffiora solo in quanto traccia. Il passato e il ricordo è traccia. E come tutte le tracce, quindi, il ricordo si dimostra labile, imperfetto, provvisorio, impotente a dire fino in fondo, soggetto anche a inganni, a vuoti, a distorsioni. Quante parole sono state spese, no? Sulla memoria, sul conforto che ne vorremmo spesso ricavare. Il tempo della memoria è il tempo dell'anima tutta raccolta in se stessa, diceva Platone nel Fedone. Però sembra ribadirci Marina in questo e anche in altri suoi libri, il ricordo soggettivo in realtà offre del poco conforto, perché le reminiscenze si riducono a schegge, a frammenti destinati alla resa, molto spesso, nella dialettica fra la parola e l'ammutolimento, di fronte a nulla in fondo in agguato. Eppure in queste poesie l'orizzonte memoriale si esprime anche attraverso scorci di ricordi prepotenti. Mi avvio davvero alla conclusione. Se nella prima sezione della raccolta ad emergere sono spesso la perfezione e la grazia dell'attimo colto nella sua irrepetibilità, nella seconda sezione, prevale il senso della perdita e dello strato e si impone il campo semantico della soglia che implica la fluidità, la sospensione, quasi l'io poetico si avvertisse empirico tra dimensioni diverse e apparentemente inconciliabili. La sera, arrivata di soppiatto, scrive Marina, irrompe nel vago dell'attesa a chiudere la soglia, a chiudere la soglia. E nella terza e più recente sezione, Le vie dell'ansia, sembra invece predominare l'assenza, che talvolta è tradotta poeticamente in correlativi oggettivi che evocano aspetti apparentemente minimi, marginali dell'esistente. E allora ci imbattiamo nella piuma dell'uccello, nei rami di guazza, nelle muraglie di calcina opaca. E su tutto, scrive Marina, ogni giorno l'assente irradia la sua presenza. Ma è una presenza sofferta, che soffre di profondi buchi neri, perché il ricordare avviene a lampi e consente al vissuto di riaffiorare soltanto in forma di schegge e di svelare i vuoti più che i pieni e le assenze più che le presenze. E allora la memoria è bugiarda. Oppure, nella migliore delle ipotesi, è balbuziente. È così che ho intitolato la prefazione a questo libro di Marina, Una memoria balbuziente. Perché la memoria tenta di esprimere senso, di assegnare coesione al passato, tenta di trasformarlo in un vissuto riconoscibile, consapevole, coeso, inarrabile. La memoria tenta di dire, però il suo è un tentativo goffo, eresivo. E talvolta compulsivo persino, quanto frustrato. La memoria parla per l'allazione, come quei bambini piccoli, ed è sconfitta spesso dalle afasie. È costretta allora ad accettare il suo rovescio, l'oblio, quale suo doppio o quale sua ineliminabile condanna. Ma è anche attraverso questa inesausta dicotomia, questa, ciò che muta e ciò che non si potrà mai dire, che l'io poetico, in questo caso Marina, sottopone a interrogativo il senso profondo dell'esistere.
cercando coerenza e significanza attraverso la tenacia di una coscienza che si espone, che si mette a nudo, una coscienza che si cerca e si perde e poi magari si cerca ancora, entro e oltre, come ho scritto, di tante morti segrete che abitano davvero dentro noi. Buonasera a tutti quanti. Io vorrei, permettetemi di ringraziare, volevo ringraziare anche il professor, tante persone. Devo cominciare a ringraziare anche il mio editore che ha accettato subito, appena gliel'ho proposto, ha accettato immediatamente questo libro, anche così in fretta che non mi aspettavo la velocità della pubblicazione. Devo ringraziare il nostro direttore che anche ha accettato di presentare questo libro dentro questa bella sala e nonostante all'inizio della stagione avessimo già presentato un altro libro, ho esagerato questa volta, ma insomma ho aperto e chiuso, no? E quindi lo devo doppiamente ringraziare. Devo ringraziare i miei presentatori, due angeli custodi che più angeli di così proprio non avrei potuto immaginare. Io, Antonella mi conosce molto bene da molti anni, mi presenta, mi legge, mi sopporta e legge e scrive poesia e legge poesia e ha dato un'ampia spiegazione di quello che io ho tentato di fare. Lo sguardo laterale io l'ho cercato veramente per capire meglio quello che avevo fatto e sono veramente riconoscente perché mi si sono aperte delle porte che mi permettono di accettare meglio quello che io andavo scrivendo e ho scritto, perché non sempre si è perfettamente coscienti di quello che si fa. Cioè, voglio dire, non sono incosciente, so quello che faccio, però a volte mi rendo conto che la lettura altrui mi spiega molto meglio di quanto sia in grado io di dire. Io dico in altra forma, la poesia non so, sono i versi, dicono in altro modo, percepiscono in altro modo. La spiegazione razionale permette una migliore comprensione anche a chi l'ha scritto, incredibilmente, ma è così. Mi chiedi come mi sono avviata in questo tipo di scrittura. Direi con una parola molto semplice, necessità. Necessità di trovare degli uncini, degli agganci, delle sponde ai quali aggrapparmi per tentare la conservazione del mio passato, del mio presente, per avere un'idea del mio futuro, cioè insomma per rimettere in discussione il mio rapporto con le cose che sono state e che essendo state non dovrebbero sparire nel nulla, però la paura che spariscano c'è. Quando subisci una perdita non puoi esimerti dall'aver paura. Paura che con la persona che se ne è andata, con la persona che hai perso, se ne vada anche tutto quello che insieme a questa persona è vissuto. E sarà così, non sarà tutto, ma in parte se ne andrà, sarà inevitabile. L'accettazione di questo è molto molto difficile. Io mi sono trovata a dover pensare alla memoria e a temere l'oblio, cioè desideravo la memoria e temevo l'oblio. Però a furia di pensare ai due termini ho dovuto rendermi conto che i due termini non sono contrapposti, non sono contraddittori, come già diceva anche Antonella.
l'uno che si tiene all'altro, d'accordo, l'oblio porta via parti, proprio dilava, erode, e questo è un aspetto del lutto, un aspetto molto triste, molto doloroso. Se pensiamo all'oblio solo in questi termini, la questione diventa molto molto complicata e molto difficile, ma è un modo di pensare l'oblio. Ma non è l'unico. Possiamo anche pensare che senza oblio noi non sopravviveremmo. Se noi dovessimo ricordare tutto, quello che abbiamo detto, quello che abbiamo fatto, il male che abbiamo fatto noi stessi, il male che abbiamo ricevuto, credo che perderemmo la ragione. Quindi l'oblio è assolutamente indispensabile per poter far crescere la memoria, per dare vita alla memoria. E quindi non dobbiamo vedere l'oblio solo in termini negativi, ma recuperare quanto di vitale ci consente anche l'oblio. Per questo troverete nel libro una serie di oblio primo, oblio secondo, oblio terzo. E ci si può chiedere, ma perché questo ha continuato a chiamarli? Perché erano tanti modi di pensare l'oblio, che man mano io andavo elaborando questo pensiero mi si presentavano, e quindi non potevo fare altro che numerarli. E vedrete che non sono, appunto, non sono tutti pensati nella stessa forma. L'uno contraddice l'altro, ma il fatto che si contraddicano vuol dire che uno sia vero e uno no. Sono veri tutti. Allora, siccome è stato spiegato molto, e forse la poesia anche mancanza di spiegazioni, io concluderei leggendovi qualche poesia e non vi darei ulteriori, tanto insomma mi pare che l'argomento è stato chiarito. Allora vi leggo qualche poesia, così vedrete anche il modo di affrontare l'oblio nelle diverse forme. Allora, c'è l'oblio della quarta di copertina, che non l'ho scelto io, ma dà una chiara idea dell'oblio come male, come qualche cosa che ci distrugge, che distrugge la nostra esistenza. E stringendo le palpebre, più nitido si staglia il preciso perimetro di vita, impone la sua forma contro la vasta dimenticanza che ogni giorno rinsalda la sua tenda. Ecco, qui c'è il contro, l'oblio come un nemico che è pronto a distruggere le nostre vite. Oppure c'è l'esaltazione della memoria trattenuta a forza nel momento in cui si presenta nella mente un ricordo. Ricordo mi piace di più che memoria, perché tiene dentro il cuore, il ricordo di qualche momento felice. Questo è l'oblio primo. Non fermerò l'istante, la luce vertiginosa nel meriggio l'impudico, l'ibisco affacciato alla finestra, bianco come la calce della scala, come il muro crepato di ramarri e ginestra acre alle narici. Basta inclinare un poco la testa a perdere il ricordo, convertirlo in sospiro nostalgico. Basta un profumo più dolce a sovvertire l'ordine della memoria sempre faziosa, un vento più tagliente. Pure si arroventano al sole stoviglie e penne biro abbandonate d'improvviso sulla mensa. Il ghiaccio scioglie nella bottiglia sfavillante di menta. Accelera il respiro delle ore, ritmato da cicale forsennate. Oblio secondo. Ecco, questo
Stornio II invece parla delle cose che noi vorremmo dimenticare e che non si lasciano dimenticare, perché c'è anche questo aspetto, non tutto vogliamo ricordare, vorremmo che qualcosa sparisse, ma non è così. Prato d'autunno, quieto di foglie morte, l'acqua ristagna ai bordi della strada, ottunda il passo soffice poltiglia, avanzi smemorata, complice dell'apparente tregua, ma ti esplodono mine insospettate sotto il piede maldestro, ti rompono lividi grappoli, ricordi malamente seppelliti, rigurgiti di giorni obliterati. Questa, intitolata Rilchiana, momenti di pienezza, non solo il sogno, la memoria aiuta a ritrovarsi belli di incantesimo, le ali dispiegate in volo azzurro, perché tutti avemmo un momento di interezza, una gioia durata forse un attimo, ma vera, ma radiosa, come una trasparenza da notte senza stelle. Arrivata di soppiatto, irrompe nel vago dell'attesa a chiudere la soglia. Non hai deciso ancora se dare un calcio ai sassolini della memoria, o riempire il cestino di fragole, o mordere una volta per tutte la mela avvelenata. In alto, qualche stella prova a forzare l'oscuro. La luce intermittente allude a possibili vie, ma subito precipita in leggenda di lacrime, di bambini rapiti in cielo, nel deposito informe delle passioni tristi, e non regge il cammino. Immobile nel buio, appoggiata allo stipite, ascolti la verità notturna d'ombra e silenzi, dilatati sospiri nelle case. E poi leggo questa che non ho mai letto, però siccome hai parlato di rito, mi ci sono ritrovata, come se fosse certo a maggio il profumo dei gelsomini, come fosse memoria i giorni dell'Epifania volgere in rito, come se si potesse contenere le rive dell'isola dorata entro il disegno di un tempo predisposto. Così vivo il presente, ingannando l'attesa, condannata alla trasparenza, mi resta da covare il grumo buio. E concludo con questa. Non è il tempo che passa, sei tu che passi da giardino a sera, attraversando navi a vista, timorosa d'abisso, incerta d'infinito, tra velari distanze, distese di papaveri sognate, araldici silenzi, e all'improvviso non è più il tuo tempo, non è più la stagione,
altri quadri alle pareti e il rintocco ovattato della sera. Grazie Marina di queste splendide letture che ci hanno fatto rivivere un po' le letture che nelle settimane passate abbiamo fatto del tuo poesie. E naturalmente se c'è qualcuno che vuole porre delle domande a Marina o al professor Cri, a Antonella Guerzi, lo faccia pure. Ma prego, vorrei chiederle, siccome io sono tutto stato, ma ho vissuto in un altro ambiente, in un altro campo tecnologico, e oggi non c'è una regola di conteggiatura che potrebbe dare un'impostazione d'autore diversa alla lettura. Questo modo, chiamiamolo aperto, così aperto, di scrivere senza dare delle indicazioni. Io non sono letterato, ma mi piace la poesia. Ma mi piace dare anche delle regole. Ecco, allora lo leggerò con passione, cercherò di capirlo, se riesco. E mi chiedo perché oggi camminiamo lungo questa strada, ma a destra. Bene, allora lo leggerà con passione e con pazienza, cercando di seguire un po' il ritmo interiore del respiro. Non è che sia messo a caso l'andare a capo, è il viaggio interiore, è il respiro interiore che mette le pause laddove vanno messe, dove si sente che vanno messe. Non è un'invenzione mia, magari, è tutto il Novecento, almeno dall'inizio del Novecento, ma si è cercato di seguire anche questa impostazione di libertà nella scrittura, perché sì, è vero, i segni di punteggiatura danno delle indicazioni e aiutano, però sono delle convenzioni, quindi delle convenzioni possiamo anche fare a meno se non c'è arbitrio. Non credo che ci sia arbitrio, perché quasi sempre io non sono molto audace, ma di solito coincidono le frasi di senso col verso, o qualche inarcamento, qualche spostamento di aggettivi o conclusione andando a capo, cioè andando nel verso successivo, ma non è molto frequente, quindi vedrai che non ci saranno problemi. Grazie. Se sì, posso... comunque le rispondo dicendo che questa forma liberista di scrivere senza regole, senza mi dà un senso di... Lasciamo Pasolini, che ha trattato un discorso, diciamo così, con l'ossimoro alquanto, diciamo, moderno, nuovo, che anche in lei certe forme, la luce e il buio, rientra nell'importante poesia. Ma noi dobbiamo, anche nella musica, avere delle regole. Come fa uno che non ha, diciamo, basi poetiche a leggere le cose in modo corretto, sonato? Dobbiamo dare, per me. Quindi, risponde il professor Pivello. Non esiste un modo corretto di leggere una poesia, questa è la risposta. Perché lei invoca le regole, no? Ma la testualità, come dire, investe, ricopre un ventaglio che va dalla massima univocità. È necessario che un manuale tecnico, che una relazione scientifica venga letta da tutti allo stesso modo, ecco,
all'estremo opposto del ventaglio sta il discorso poetico, che è caratterizzato dalla polisemia, dall'apertura ad infinite letture. E la rinuncia all'interpunzione non fa altro che aggiungere elementi di libertà alla lettura individuale. Quindi non è, come dire, un affronto al lettore questo, semmai è la massima forma di rispetto. Le posso anche dire, per convenire in qualche modo con lei, che sono convintissimo che le regole, certe regole, sono state motori di poesia, e mi riferisco alla metrica, mi riferisco alla rima, mi riferisco a... Lei citava poc'anzi una figura retorica, quindi tutta la retorica, e così via. Però, al di là di questo, rimane il fatto che il testo poetico di per sé non può, non deve essere univoco. Non esiste la lettura corretta. Quando Marina diceva che, ascoltando il professor Grie e Antonella Swells, ha scoperto qualcosa di più della propria poesia, stava sottolineando proprio questo, che ogni lettura è una ricreazione del testo, e più il testo si offre a questa possibilità, più è valido, secondo me. Posso continuare, ma volevo fare un intervento, anche due, se non fastidio a nessuno. Prima di tutto volevo dire che, siccome mi intriga molto il tema della memoria e dell'oblio, volevo far osservare che c'è una dissimmetria, c'è una differenza fondamentale fra la memoria e l'oblio. Non è l'uno il contrario dell'altro, come è stato detto, e la riprova di tutto questo è che nei secoli è stata inventata e praticata un'ars memorativa, non può esistere un'ars oblivionalis. Ci sono tecniche per rinforzare la memoria, o almeno che si presume possano rinforzare la memoria, non ci sono tecniche per dimenticare. Ogni volta che io voglio ricordarmi di dimenticare, ovviamente non faccio altro che rinforzare il ricordo. E quindi, però, fra le due, Giampaolo Gri in qualche modo ha toccato il tema, fra le due c'è una via mediana che è di sostanza etica, che è il perdono, che è il perdono su cui ha scritto cose molto belle Paul Ricoeur. Una cosa, seconda cosa che volevo dire, e qua dirò stupidaggini, ma ne ho dette tante altre qua dentro, ma ne dirò ancora qualcuna. E io il libro l'ho avuto in mano un'ora fa, insomma, quindi conoscevo però già Ishtar. E quindi una parte consistente di questa raccolta già l'avevo così considerata. Un'osservazione, io vado sempre a cercare un po' anche i numeri, anche le coincidenze, così. Una considerazione prima che mi viene a fare. I tuoi oblii sono 7, esattamente come le 7 soglie che Ishtar deve percorrere, e sono altrettanto, mi pare che i due percorsi sono perfettamente equivalenti. Si tratta sempre di sottoporsi a una purificazione, questo mi sembra. Poi un'altra cosa che mi ha colpito, qua esattamente direi a metà della raccolta, in una posizione doppiamente importante. Perché sta a metà? E perché sta a chiusura di una sezione, c'è la poesia a ricominciare. E io direi, anche dopo averti ascoltato, che forse qui c'è il senso e la conciliazione dei due movimenti, del ricordare e del dimenticare, no? Soprattutto l'ultima quartina, ricominciare da una pioggia leggera, un'orma sulla neve, un eco di lontano.
cioè ricominciare da, non dico da zero, ma da quel minimo che conta, insomma, e che rimane, e mi sembra una gran lezione, soprattutto poi se la leggo al verso che apre la raccolta, che non fermerò l'istante. E io stavo pensando al buon Faust, che vorrebbe dire fermati, sei bello, no? È una risposta abbastanza, come dire, educativa, quella che vi è data. Non fermerò l'istante. Mi pare che è un programma, non è una constatazione di impotenza, quindi mi piace molto. Per questa tua lettura improvvisata, ma come al solito molto profonda. Io non posso che pensare alla biblioteca leggendo queste poesie e sentendo quello che è stato letto questa sera. I libri sono i depositi della memoria e una biblioteca troppo invasa, troppo piena di libri, ridurrebbe probabilmente una biblioteca in un servizio eccessivamente pregno di notizie. Occorre fare, la biblioteconomia moderna lo impone, uno scarto molto spesso, arricchire i depositi, e molto spesso una biblioteca anche dimentica i libri che ha, purtroppo, però insomma questo fa parte dell'economia generale di una biblioteca. I cataloghi si rinnovano, le collezioni si rinnovano, i libri che anche c'erano qui alle tue spalle, Marina, quando è stato presentato il tuo bellissimo libro sul sentimento della vita, ecco, erano probabilmente altri rispetto a quelli che oggi ritroviamo. Quindi mi sono ritrovato un po' da bibliotecario in questa dialettica tra memoria e oblio, che una biblioteca insomma alla fine esercita sempre nei suoi anni di vita. E poi volevo ricordare a tutti, anche se vedo molte facce che fortunatamente incontro ogni settimana, che Marina ha lasciato un dono enorme a questa biblioteca, le carte di Tito Maniacco. Questa persona che abbiamo evocato, ma mai forse ha avuto il coraggio di nominare per nome e cognome questa sera, e che va fiera la nostra biblioteca di avere questo fondo incredibilmente ricco e che presto spero possa, no, Marina, dare qualche frutto inedito e soprattutto offrire a qualche giovane studioso la possibilità di lavorarci sopra e creare appunto nuove piste di ricerca. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo video. Quando si prevede il prossimo incontro?